qui, no, qui. Più la destra, più la destra, no, basta! Ma che schifo, ma che schifo! Dovrai baciarmi in bocca! Dove credevi di andare? Tu devi ritornare! Carissimo amico K, sei obbligato a giocare al gioco dell'obbligo verità. E se io scegliessi verità, cosa fai? Mi veriti di giocare al gioco? No, perché questo lo scegli la ruota. Vediamo cosa capiterà all'inizio. Obbligo verità, obbligo. E che cavolo, iniziamo già male, volevo dire verità. Mi dispiace, ma è il tuo giorno sfortunato. Ok, qual è il mio obbligo? Per ogni frase che dici dovrai ripetere l'ultima parola per ben due giri. Oh cavolo, come per due giri? Esatto. Ah, oh cavolo, cavolo, come per due giri giri? E appunto, tu sei un pirla pirla. Ma io non sono un pirla pirla, tu sei un pirla pirla. No, avresti dovuto dire pirla 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 pirla. Pirla pirla pirla, mi sto perdendo, Dendo. Dai, su, gira questa ruota. Ruota, ruota, yeah. Yeah, yeah, yeah. Verità. Verità. Dai, su, fammi questa domanda. Kazu kazu, dove soffri solletico solletico? Solletico solletico, se devo essere proprio sincero, sotto le ascelle. Dove? Sotto le ascelle. No, qui. Più la destra, basta. Altro giro, altra corsa, corsa. Tocca a te. Sono pronto, vediamo cosa esce, cosa esce. Oh mio Dio, è verità. Cioè, si vede nettamente che è proprio qui, su verità. No, non esiste, è suo obbligo. Che cavolo, dai, va bene. Il tuo obbligo di oggi, fammi consultare la mia leggenda, nonché il mio telefono. Dovrai fare un balletto sexy. Un balletto sexy, cioè, chi è che lo sa fare sto balletto? Ma questo è peggio per me, non per te. No, a parte che io sono bellissimo. Cioè, io dovrei vederla questa cosa. È ovvio che devi vederla. Ma che schifo. Sono pronto. Vai Kazu, muovi di tutto. Ma non lo so fare. Aspetta, faccio questo. No, devi muovere di più. Sì, 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 giù le maniche, giù le maniche. Questo non creda sia un balletto sexy. Sì. Vai così, scatenati. Scatena, break dance, signori. Che brutto spettacolo. Dici che può bastare. Guarda, ti mando anche un kiss. Ma che schifo, ma che schifo. Ti giuro che adesso se non ti esce obbligo mi incavolo, Ok, 3, 2, 1, obbligo, ma basta! Oh cavolo, un altro obbligo, ma basta! Dai, dimmi, che cosa devo fare adesso? Beh, quest'obbligo è un pochettino complesso. Ti dico che hai 30 secondi in totale, devi iniziare a mangiare un panino con la salsa piccante. Cioè, io ho 30 secondi... Veloce, veloce, corri! Ho 30 secondi per mangiare un panino. Prego, ecco a te il tuo panino. Hai 30 secondi e ti dico che mentre lo mangi dovrai fare anche 5 flessioni e 5 trazioni. Sì, veloce. Vabbè, poi... Veloce, veloce, ma così, ma così, ma così, ma così. Ma poi entra la mente, che cavolo, mangia! Che schifo! Veloce, basti che fai questa attrazione! Più veloce, più veloce! Vabbè, dai! Quante volte masticare in tutto questo, ma che schifo! Dai, che questo, che cavolo fai? Era l'ultimo. Non ci voglio credere. Quanti secondi mancano? Mancavano pochissimi secondi, ma in ogni caso non me ne frega, hai perso la sfida. È arrivato il momento della mia sfidata. Vediamo cosa esce. Verità. Che cavolo, lo volevo fare io, verità. Mi dispiace, ma io sono più fortunato. C'ho ancora la bocca che fa schifo. Signor Kazu, sì. Sempre con il mio consulto. Ok. Allora, ti volevo chiedere, sì. Una mattina mi sono svegliato, sono andato in camera tua per svegliarti. Sì. Però non ti ho svegliato. Perché ovviamente io dormo tanto. No, perché sul letto c'era una macchiolina abbastanza grande anche, ed era tipo tutto più scuro. Che cosa? No. Domanda di oggi. Hai mai fatto la pipì a letto? No, ma mai fatto. Kazu, hai mai fatto? Mai fatto. Ti spiego quella macchiolina. No. Quella macchiolina. Che cavolo? Quella macchiolina sul letto è perché si era rovesciata l'acqua durante la notte, non era. Certo, immagino, perché tu rovesci l'acqua vicino alle tue parti intime. C'è qualche problema? Sì, certo che c'è qualche problema, perché non so come fai a bere. Comunque no, non ho mai fatto pipì a letto. Forse quando ero piccolo è potuto capitare, ma dai, ero piccolo. Ma
Ma secondo me hai fatto la pipì a letto anche quando sei venuto qui a Roma. Ricarsi, gira questa ruota, let's go! Più che girare l'ho smontata, comunque dai, obbligo di nuovo, ma non è possibile. Questa volta sarò cattivo. Carl, come sarai cattivo? Sì, per questo obbligo abbiamo bisogno di un giubbino perché dobbiamo andare per strada. Dobbiamo andare per strada a fare cosa? Praticamente dovrai fermare una persona a caso per strada e chiedere delle informazioni parlando con una lingua inventata. Come una lingua inventata? Chiedere cose completamente a caso, parlare una specie di inglese, visto a devi parlare in qua originale. Ma come faccio? Ma il giubbino noi? Sì, proprio in questo modo. No, io non sono capo, io sono l'uomo incappucciato, non venite. Ma perché ti sei messo sto cappello? Perché sono l'uomo incappucciato. Ma tu sei proprio stupido. Ma sono l'uomo incappucciato. Va bene, uomo incappucciato, allora dovrai scegliere un altro obbligo se non vuoi fare questo. Io devo scegliere un altro obbligo, sì, ok. Sì, te lo dico io se vuoi. Sì, va bene, grazie. Dovrai baciarmi in bocca. Ma Kazu, aspetta un secondo. No, fermati un attimo, fermo. In cucina c'è la Nutella. Cosa? Hai comprato la Nutella? Appena comprata, te lo giuro. Oh, la Nutella, dove sei? Che cavolo è? Ma non c'è niente di qua. Ma quello è impazzito, è completamente fuori di testa. Ma vuole che io gli dia un bacio. Ok, mi devo nascondere da qualche parte della mia stanza. Ma dove cavolo potrei andare? Oh cavolo, sta arrivando, ok. Dietro la tenda è perfetto. Via. Ok, qui non mi vedrà mai. Cap, corre subito qui. Dove credi di andare? Dove cavolo è finito? Oh, per fortuna non mi ha visto. In questo momento in camera mia. Lo sapevo che mi stavi mentendo. Io sono andato in cucina così, cavolo. Giusto per. Ma allora, ora oltre a volere la Nutella, voglio anche un bacio da te. Altrimenti hai perso l'obbligo verità challenge. Ma cosa stai dicendo? Ma perché dovrei dargli un bacio? È qui? No. Ah, ho capito, come al suo solito è sotto al letto. Pensa che io sia sotto al letto, ma non ha capito proprio nulla. 3, 2, 1, trova... Ma come? Non è neanche sotto al letto. Tra l'altro sotto al letto ci sono ancora le palline. E anche una bottiglia d'acqua. Ma che schifo, ma che stanza sporca. Ah cavolo, dove si nasconde? Eccolo qui. E no habla italiano. No, dove credevi di andare? Tu devi ritornare. Vieni subito qui. Via. Ah che cavolo. È arrivato il mio momento. Tanto so che non mi uscirà mai obbligo. Dimmi tutto, Cap. Quando... Sì, è inutile che fai. Tanto a me non interessa più niente dopo quello che hai fatto. Scusa, mi ero bloccato. Stavo dicendo, consultando, sì, vedo. Mostra la tua foto imbarazzante presente nel telefono. No, non ho foto imbarazzante. Mostra la tua foto. Non ho foto imbarazzante, quindi non posso mostrartela. Certo che puoi, se vuoi, puoi. Tanto il telefono qui. Dammi questo. No, che cavolo. Ok. Non conosci la password. Io la password me la ricordo perfettamente. Come te la fai a ricordare? Che una... Vabbè, No. Okay. Andiamo nelle foto. Non parlo. Ok, allora. Allora, vediamo un po' che cosa è qui. No, chi è questa? No, non permetterti. Che cavolo è questa qui? Scusate, non ho mai detto niente. No. Ma che carina. Ma perché hai la foto di questa ragazza? Stai fermo. Spiegami perché hai la foto di questa ragazza, Fatti i fatti tuoi. Ma, scusa un attimo. Cosa? Qui ci sei te in bagno. No, ti spiego. Quando mai ti fai queste foto? Dammi il telefono. Questa foto è privata. Che cosa ho trovato? Questo è sicuro il tuo selfie più imbarazzante che tu abbia mai fatto. Io ti odio, non ci voglio più giocare con te. Ma scusa, ma che cosa cavolo stavi cercando di imitare con questa faccia? Ah, ho capito, stavi cercando di imitarti. No, stavo cercando di imitare te. Perché sei brutta e quindi dovevo fare una faccia brutta.